Dunque, cominciamo soltanto, sì, a guardare il comportamento degli amplificatori in funzione della frequenza. Quindi riprendiamo in concetto degli amplificatori generali, sia amplificatori fatti con operazionali del tipo che abbiamo visto oggi, sia per esempio invece amplificatori con dei singoli transistori, stadi singoli che abbiamo visto in passato. Finora noi ci siamo concentrati sul comportamento a centrobanda, che era facile perché noi in un modo o nell'altro eliminavamo i condensatori. Mentre invece, se vogliamo andare a vedere tutto il comportamento in funzione della frequenza, è piuttosto semplice, dobbiamo rimettere dentro il circuito le capacità, per esempio, analizzare le funzioni di trasferimento con le capacità. In pratica noi dobbiamo semplicemente aggiungere le capacità nel circuito di piccolo segnale. Diciamo che un simulatore circuitale non se ne accorge proprio di questo aspetto, perché di fatto lui le mette sempre le capacità e fa il calcolo in funzione della frequenza. E non soltanto le capacità, io vi scrivo tra parentesi anche le induttanze. Anche se in pratica sono molto più frequenti le capacità delle induttanze, specialmente se il circuito è integrato, le induttanze sono proprio rare, no? Giusto per i circuiti a radiofrequenza si usano induttanze, altrimenti si usa molto molto poco. Si usano per i convertitori di potenza, per gli alimentatori, eccetera, però insomma sono casi piuttosto limitati. Quindi noi per comodità di trattazione per il momento consideriamo solo le capacità. Ragionare con le induttanze complica un po' perché c'è una, come dire, una specie diversa anche, ma non è che altera tutto. Per semplicità, per capire bene il concetto, ci concentriamo solo sulle capacità. Allora, dicevo, in principio è facile, si mette dentro e si fa il conto con anche le capacità. Nella pratica, può convenire fare qualche approssimazione che è utile sia dal punto di vista del progetto per capire a alto livello che si sta facendo, che cosa si sta veramente facendo, e poi è più semplice per fare calcoli in modo più con carta e penna. Allora, qual è il ragionamento che si fa? È quello che abbiamo già cominciato a fare, quindi lo richiamo una volta. Nel progetto di un amplificatore, tipicamente si sceglie una banda di frequenza, quella che si chiama centrobanda, in cui la funzione di trasferimento sia costante. Ok? Ecco, bisogna tener conto di questo. Quindi tenere conto del fatto che quando si progetta un amplificatore si sceglie una banda di frequenza in cui HDF sia costante. Perché si sceglie questa cosa? Perché in quella banda l'amplificazione è uguale, il segnale non viene deformato, no? Ok? Allora, questa banda la chiamiamo centrobanda e quindi la banda centrale di funzionamento. E se la funzione di trasferimento è costante, che cosa vuol dire? Vuol dire che che il circuito è resistivo, no? Quindi le capacità o sono praticamente un circuito aperto o sono praticamente un cortocircuito. Allora, noi prendiamo tutte le capacità, raggruppiamole in due gruppi, diciamo che c'è un gruppo che chiamiamo CLI,
che a centrobanda è praticamente un cortocircuito, e poi c'è un gruppo, che chiamiamo CHI, un altro insieme, che è praticamente un circuito aperto. Per cui a centrobanda non contano, ed è la situazione in cui ci siamo trovati noi. Ora però, cosa succede a frequenza più alta e a frequenza più bassa? Diciamo che le frequenze inferiori a centrobanda le chiamiamo regione di bassa frequenza, no? A volte a volte mi scappa detto al singolare in bassa frequenza, cioè per frequenze più basse del centrobanda, alle volte dirò alle basse frequenze. È brutto alle basse frequenze, è più bello sul singolare, ma ogni tanto mi scappa il plurale. L'intervallo di frequenza più alta del centrobanda lo chiamiamo alta frequenza, quindi alta e bassa è semplicemente un aggettivo relativo al centrobanda. Allora, che cosa succede in bassa frequenza? In bassa frequenza succede ovviamente che le capacità che erano un circuito aperto a centrobanda, a frequenza ancora più bassa, l'impedenza e la capacità è ancora più alta, sono a maggior ragione un circuito aperto. Va bene? Quindi quelle io posso benissimo trascurarle anche in bassa frequenza. Le capacità invece che erano un cortocircuito, a bassa frequenza hanno un'impedenza maggiore e quindi iniziano magari a non essere più considerabili come un cortocircuito, quindi le devo considerare. Quindi in bassa frequenza io devo senz'altro considerare l'effetto delle capacità che a centrobanda sono un cortocircuito. Le altre invece rimangono un cortocircuito anche a bassa frequenza, quindi questo concetto si può estendere. In alta frequenza è vero l'opposto, no? Ovviamente le capacità che erano un cortocircuito a centrobanda a frequenza ancora più alta hanno una impedenza ancora più bassa, no? Che le capacità hanno un'impedenza inversamente proporzionale alla frequenza e quindi sono a maggior ragione un cortocircuito. Quindi questa approssimazione la posso senz'altro portare avanti ad alta frequenza. Quello che invece devo fare è prendere le capacità che a centrobanda era un circuito aperto, chiaramente a un certo punto se alzo la frequenza, la loro impedenza cala, non posso più considerarle un circuito aperto e dovrò considerarle a alta frequenza. Quindi, che cosa ho fatto quindi? Rispetto alla soluzione iniziale, di dire io considero tutte le capacità nel circuito di piccolo segnale, tenendo presente l'esistenza del centrobanda, io ho una situazione differente. Io devo studiare in tre regioni di frequenza diverse il circuito, ma in una regione a centrobanda le capacità le tolgo del tutto. In un'altra regione a bassa frequenza ne considero soltanto un gruppo e in un'altra regione a alta frequenza considero soltanto un altro gruppo. D'accordo? Quindi invece di studiare il circuito tutto insieme, lo studio tre volte in condizioni semplificate. Perché mi conviene? Perché, vabbè, effettivamente a volte può essere un po' più lungo dal punto di vista concettuale il ragionamento, ma si semplifica molto e poi soprattutto riesco a identificare bene il contributo di ciascun componente. E io so che un certo gruppo di capacità conta solo a bassa frequenza, quindi per esempio mi impone il limite inferiore di banda della funzione di trasferimento, mentre invece un altro gruppo di capacità mi impone il limite superiore di banda, cioè solo quelle che funzionano a alta frequenza, oppure la forma, la sagomatura della funzione di trasferimento, una parte, la sagomatura a bassa frequenza dipende da un gruppo di capacità, la sagomatura a alta frequenza dipende da altre. Okay? Quindi dal punto di vista della progettazione è più semplice perché lavoro con un numero inferiore di parametri per volta. No, quindi scompongo il problema, che è sempre una cosa dal punto di vista, come dire, ingegneristico in senso lato, ma anche proprio scientifico riduzionistico interessante. Diciamo ormai è provato che le cose ci riescono meglio, no, come
e si rimane razionali se si prende un problema e si scompone in tanti problemi più piccoli. E dov'è la cosa, l'aspetto critico? E questo fatemelo sottolineare perché effettivamente è importante. L'aspetto critico è decidere e capire, quando io ho un gruppo di capacità che riesco a identificare abbastanza facilmente, quali sono nel primo gruppo e quali sono nel secondo gruppo. Perché io le capacità le vedo tutte, ma devo decidere quali sono a centrobanda, un cortocircuito, sono quelle CLI, no? E quali sono a centrobanda, un circuito aperto. Questo non è banale da fare, in senso generale non c'è una regola, okay? non c'è una regola che vi posso dire che automaticamente vi fa decidere quale è quale, okay? E lì ci si aiuta conoscendo le configurazioni circuitali. No, io conosco quali sono le configurazioni circuitali, cerco di capire che cosa voleva fare il progettista e quindi capisco quelle capacità a che servono, no? Se sono state inserite, oppure che effetto hanno se nascono lì dentro, se non sono state inserite di proposito. Ecco, quello è importante, guardare il circuito e capire qual è il ruolo delle capacità. Cosa succede se sbaglio? Ok? Tipicamente, se sbaglio, mi succede una cosa del genere. Se sbaglio, tipicamente succede che non torna il comportamento del circuito a bassa frequenza col comportamento del circuito ad alta frequenza. Cioè, le due cose non sono consistenti. Dunque, che cosa mi aspetto di ottenere quando vi dicevo studio il circuito tre volte? Vediamo di rappresentare. E cosa vuol dire questa consistenza? Questo è un punto secondo me importante. Vediamo di usare i 10 minuti che ci rimangono proprio per questa cosa. Allora, immaginiamo il diagramma di Bode. Va bene? Anzi no. Mettiamolo così. Frequenza, funzione di trasferimento. Ok? Allora, immaginate che questo qui sia H di F in dB e questa sia la frequenza, ovviamente, diagramma di Bode, quindi su scala logaritmica. Allora, cosa mi aspetto di trovare? Io mi aspetto questo. Faccio lo studio a centrobanda e trovo un certo valore della funzione di trasferimento a centrobanda. Viene un numero. Giusto, a centrobanda il circuito è resistivo, quindi mi viene un numero. Di questo numero faccio 20 volte il logaritmo del modulo e trovo il valore in dB. Supponiamo che sia questo. Ops, no. È un numero solo, quindi una cosa indipendente dalla frequenza. No, immaginiamo che sia questo. Quindi questo qui, immaginiamo che sia l'amplificazione, il valore della funzione di trasferimento a centrobanda in dB. Va bene? Quindi questo è il centrobanda, ho trovato un numero. Poi studio in bassa frequenza. Cosa ottengo in bassa frequenza per la funzione di trasferimento? Vabbè, insomma, è abbastanza ragionevole immaginare che cosa ottengo. Cosa pensate che ottengo? Otterrò una cosa del genere. Mi verrà, per esempio, una funzione di trasferimento fatta così, che al limite tenderà a quella centrobanda. Ok? Perché questo? Guardate qua, perché in bassa frequenza, diciamo, ho soltanto queste capacità. Quando vado al limite per F che tende all'infinito, queste capacità in bassa frequenza mi diventano un circuito aperto, un cortocircuito. Quelle che erano un circuito aperto non le ho considerate, quindi il limite superiore della bassa frequenza è esattamente questa ipotesi qui, in cui queste capacità sono un cortocircuito, d'accordo? Quindi se calcolo la funzione di trasferimento in bassa frequenza, aspettate, lo scrivo per esteso, se supponiamo che questa sia H di F, sia la funzione di trasferimento calcolata a bassa frequenza,
Allora, io qui lo so che il limite per f che tende a infinito della funzione di trasferimento calcolata a bassa frequenza è la funzione di trasferimento al centrobanda. Ok? Perché le capacità che ho considerato per f che tende a infinito sono tutte dei cortocircuiti come a centrobanda. Quelle altre non ci sono come a centrobanda. Ok? Di questa è la bassa frequenza. Ecco, da questo punto di vista, lo studio a centrobanda mi può dare questo punto qui, no? Il polo più alto. Questo qui sarà il limite inferiore di banda della funzione di trasferimento, ma no, limite inferiore di banda 3 dB. Se faccio lo studio a frequenze alte, mi viene una cosa simile, mi viene questo, poi mi viene questo, poi mi viene questo. Quindi la situazione è molto simile. Stavolta vale il discorso opposto, cioè in alta frequenza quello che succede è che, dunque, in alta frequenza, quello che succede è che stavolta il limite per f piccole della funzione di trasferimento in alta frequenza è il centrobanda. Torniamo un attimo indietro. Anzi, diciamo che qui la funzione di trasferimento, metto anche i nomi, li metto qui così li trovate. HLF è la funzione di trasferimento che trovo qua. HCB è la funzione di trasferimento che trova a centrobanda, HHF è la funzione di trasferimento che trova in alta frequenza. Se calcolo la funzione di trasferimento in alta frequenza e faccio il limite per f che tende a 0, che cosa succederà? Che saranno queste capacità che ho considerate che per frequenza bassa, sarà, per frequenza che tende a 0, diventano un circuito aperto. Quelle altre non ci sono come a centrobanda, quindi il limite per il circuito in alta frequenza per f che tende a 0 è l'amplificazione a centrobanda. Per questo le due cose si raccordano qui. Io qui lo voglio evidenziare. Il limite per f che tende a 0 della funzione di trasferimento in alta frequenza è di nuovo l'amplificazione a centrobanda. A questo punto qui, il polo più in basso mi dà stavolta il limite superiore di banda a 3 dB. Ma questo è il diagramma di Bode, no? Avete fatto l'asintotico, quindi a questo punto corrisponde a meno 3 dB. Allora, che cosa voglio dire quando vi dico se sbaglio l'insieme iniziale, l'ipotesi iniziale, ottengo una cosa non consistente? È esattamente quello che vi volevo dire. Cioè, se io sbaglio e divido male le capacità, quello che può succedere è che non si realizzano queste due condizioni, cioè che magari il comportamento a bassa frequenza non si raccorda col centrobanda e non si raccorda con l'alta frequenza. Per esempio, mi vengono che si sovrappongono. No? Mi vengono ba bassa frequenza e alta frequenza che si sovrappongono e chiaramente sparisce la zona di centrobanda. Chiaramente vuol dire che ho sbagliato a considerare le due cose. Quindi mi deve venire in pratica sempre il limite superiore di banda maggiore del limite inferiore di banda. Questo non è scontato, nel senso che se sbaglio a scegliere le capacità, benissimo, mi viene una situazione in cui questa cosa non si verifica. Vuol dire che semplicemente non era plausibile l'ipotesi iniziale. La funzione di trasferimento complessiva, no, ora non lo voglio stare a disegnare perché che otterrei se facessi un calcolo completo senza dividere sarebbe questa qua, no? Ora, no, non voglio, sarebbe questa qua. Questa qui, fatta così, questo è quello che ottengo se non faccio il conto diviso in 3. Chiaramente è più diretto, però mi viene una funzione di trasferimento, come si vede bene, con un sacco più di poli.
perché c'ho tutti, c'ho le, un numero di poli che è la somma dei poli che, c'è a bassa, che ci sono a bassa frequenza e di quelli ci sono ad alta frequenza, perché sto considerando la somma dei condensatori, quindi anche i poli si sommano. Ok? Va bene. Ora noi per il momento ci fermiamo qui, poi quello che vedremo è che spesso negli amplificatori non è detto che mi serve esattamente conoscere tutto questo, mi può bastare conoscere i limiti di banda e il resto no, magari in una fase di prima progettazione. E questo è una cosa che alle volte si riesce a ottenere senza fare conti completi. Vediamo un po' come si fa. Ok, ci fermiamo.